Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andremo a provare i Pods Twix, quindi gli altri Pods della Twix stavolta. Adesso che hanno inquadrato in questa confezione, ed eccomi qua, Pods Twix. Il biscotto è più o meno uguale all'altro, a parte che qua abbiamo, possiamo vedere il caramello qua stampato, Pods Twix. La sfondatura è sempre uguale a quella, con questi disegni tipo di colorazione rossa, arancione. Confezione da 160 grammi, come possiamo leggere qua sopra. Qua abbiamo poi il livello calorico, in teoria per 25 grammi, che non si comprende tanto quanto siano le calorie, ma vabbè. Sotto abbiamo una scadenza, sono scadute il 10 di giugno 2024, queste di qua. Dietro abbiamo come sembra anche una frase con scritto Gooey Dollop of Twix, Caramel in a Crispy. Bacche di waffle topped of wheat delicious milk chocolate. Qua abbiamo stampato sempre il segno di prima, un po' più diverso, leggermente più piccolo. E qua caramello, cioccolato stampato e così via. Poi qua abbiamo in basso a sinistra i vari nutrizionali. Poi abbiamo praticamente qua in teoria gli ingredienti. Poi di qua altre cose scritte. Qua abbiamo una scansione un po' del prezzo. E niente, non c'è altro in teoria, no. Adesso vado ad aprire, vediamo un po' se non sono andati a male o meno. Ok, l'odore sembra essere buono. Si sono anche questi chiaramente rotti col caldo dell'estate. Sì, anche se questo è mezzo rotto, più o meno la forma è quella. Adesso cambio inquadratura e li vado a provare. Ok, eccomi qua. Anche questi come quella sono abbastanza duri. E questa volta li ho fatti anche uscire da frigo questi. I gusti non sono colossali, si percepisce sia il wafer che è buono, il cioccolato, ma anche il fatto che è un po' più gommoso il caramello anche. Twix, voto finale per me 9 su 10. Forse gli altri di 8 e mezzo, ma gli do 9 perché sono ottimi. Non è un gusto non proprio eccezionale, quindi magari in quel caso per mezzo punto, perché il gusto non è perfettamente eccezionale, però sono fatti bene, è buono sia il caramello, il cioccolato e anche il wafer. A differenza degli altri, che non ho mai dato più di 4, non tendono a diventare sdegnosi col gusto, quindi questi rimangono buoni. L'altro mezzo punto è penalizzato per il fatto che comunque c'è la questione che sono abbastanza duri, cioè non si sciolgono facilmente in bocca, sono troppo, diciamo, croccanti, troppo duri, ecco. Va bene, anche se questo video è piaciuto, mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!